Buonasera a tutti, anche in questa occasione vi intrattengo qualche minuto, vi ringrazio per l'ascolto, per darvi delle informazioni che ritengo sia necessario dare. Probabilmente questo tipo di comunicazione che anticipo riguarda fondamentalmente la questione di Vulcano, ora spiegherò di che cosa si tratta. Avrei potuto farla anche domani o dopodomani, quando riceverò le comunicazioni formali di quello che vi sto dicendo. Ma ho pensato che era meglio sin dal primo momento informare tutti in modo da non creare delle condizioni per le quali, come normalmente avviene, quando non ci sono le giuste informazioni e le informazioni ufficiali da parte dell'amministrazione, evitare appunto che pettegolezzi, interpretazioni, creassero uno stato di confusione che onestamente non è il caso di creare. Quello che è successo è semplicemente questo. Ieri io ho partecipato a una videoconferenza con la Protezione Civile Nazionale, la Protezione Civile Regionale e l'Istituto Nazionale di l'INGV, che è il centro di competenza che si occupa del monitoraggio delle condizioni del vulcano di Vulcano. Questa volta parliamo di Vulcano e non di Stromboli. Dalle rilevazioni che ha fatto l'INGV vi sono dei valori fuori norma, fuori scala, che meritano una particolare attenzione. Devo dire subito per chiarezza che questi valori che sono stati registrati fuori norma sono dei valori che sono registrati nella parte sommitale del vulcano, perché, come dico, è risaputo, a Vulcano esiste anche un sistema di monitoraggio non soltanto nella parte sommitale del vulcano, ma anche nel paese, anche alla base del vulcano. Dico subito che tutti questi valori che sono fuori norma, parlo di produzione di gas piuttosto che di temperatura, sono fuori norma, né, sono stati rilevati fuori norma nei sensori che sono sulla sommità del vulcano, mentre nessuna, ripeto, nessuna variazione dalla norma più o meno è stata rilevata in tutti i sensori che ci sono nel paese o alla base del vulcano. Quindi se un'attenzione particolare deve essere posta alla sommità del vulcano e all'accesso, diciamo, che c'è al vulcano. Sono stato informato di questo. La procedura vuole che questi dati vengano sottoposti alla Commissione, alla Protezione Civile Nazionale, a quella regionale, alla Commissione Grandi Rischi, che decide se vi sono le condizioni del passaggio, o meglio consiglia al Dipartimento di Protezione Civile nazionale o regionale, se vi sono le condizioni del passaggio da una situazione di calma assoluta, come era quella che abbiamo avuto finora. Quindi, se la dobbiamo identificare con un colore nel nostro piano di protezione civile, è il verde, a una condizione di giallo che, lo voglio chiarire, non è un'allerta, ma si definisce proprio attenzione. Quindi non stiamo parlando di un'allerta, stiamo parlando di un'attenzione. Questo lo dico non per sminuire, non per sottovalutare, tutt'altro, voi ormai mi conoscete, sapete che non sottovaluto e non sminuiamo mai, anche perché stiamo parlando di vulcani, così come spesso abbiamo parlato purtroppo di Stromboli. In questo caso parliamo del vulcano di Vulcano, e sono sempre vulcani, quindi ci vuole sempre la massima attenzione e la massima consapevolezza del luogo dove si vive e del rispetto di alcune regole e di alcune attenzioni quando ci vogliono per vivere serenamente in sicurezza. Stiamo parlando di vulcani, non di cose di secondaria importanza. Però, pur non volendo sminuire e non volendo tranquillizzare a ogni costo, io non sono qui né per tranquillizzare né per spaventare, sono per raccontare come stanno le cose. Le cose, quindi, lo ripeto, ci sono dei valori nella parte sommitale del vulcano che sono sotto la valutazione. Oggi c'era la Commissione Grandi Rischi, che ci dirà
che consiglierà la Protezione Civile Nazionale e Regionale se è il caso di passare da una condizione di assoluta normalità a una condizione di attenzione. Nel caso in cui ci sia, e stiamo aspettando questa notizia, ci sia la determinazione e si passi in una condizione di attenzione, è chiaro che vanno presi dei provvedimenti per stare in attenzione e quindi, per esempio, per limitare l'accesso alle aree che, lo ripeto, sono quelle sommitali dove ci sono le solfatare, la cui fruizione è assolutamente sconsigliata in un momento in cui c'è attenzione e non allerta. D'altra parte, quando c'è l'attenzione, l'aspetto positivo è che i centri di competenza, la protezione civile, sono titolate e anche motivate più del normale di come lo siano normalmente. Ricordo però che il nostro è un territorio molto monitorato, non soltanto Stromboli, ma anche Vulcano, per incrementare tutte le attività di vigilanza, di rilevazione di questi dati per la sicurezza e la tranquillità di tutti. Io tutte queste informazioni, quello che sta succedendo, avrei potuto pure comunicarle attendendo l'esito delle determinazioni della Protezione Civile e di conseguenza le attività che mi spettano come responsabile di Protezione Civile locale. Ho pensato fin da oggi invece di comunicarvi come stanno andando le cose, non soltanto perché non c'è nulla da nascondere e la sicurezza si ottiene quando ognuno è consapevole di com'è la situazione e quindi ho pensato sin da oggi di anticiparvi questa notizia perché intanto tutti sappiano con certezze dalla fonte ufficiale qual è la situazione e soprattutto per non far proliferare punti di vista, illazioni, preoccupazioni o sottovalutazioni entrambe ingiuste che si scatenano ogni volta che non si hanno le informazioni giuste. Quindi il mio obiettivo di oggi è semplicemente questo, dicendovi che la situazione è monitorata ed è valutata perennemente attraverso i rilevamenti che fa l'Istituto Nazionale di Geofisica, noi Vulcanologia, trasferita alla Protezione Civile, il sindaco sarà prontamente informato degli esiti di queste valutazioni e così come ho fatto oggi, appena avrò certezza e mi sarà formalizzato che le cose che vi ho detto hanno determinato una decisione da parte della Protezione Civile nazionale o regionale, saranno attuati gli interventi conseguenziali, che sono comunque interventi non di allerta, ma di attenzione e quindi di prudenza e di metterci tutti nelle condizioni di dare il tempo a chi fa questo per mestiere e valuta i dati che ottiene dal vulcano di fare una valutazione della situazione e quindi quello che può succedere, possono soltanto succedere dei provvedimenti da parte mia per mettere in sicurezza i luoghi che sono oggetto di questa attenzione e di questa valutazione. Luoghi che, lo ripeto, per la serenità di tutti, si riferiscono alla parte sommitale del vulcano e non vi sono allo stato attuale, lo ripeto, non vi sono allo stato attuale nel paese, quindi nell'abitato di Vulcano, rilevazioni diverse dalla media e non ci sono sicuramente le rilevazioni che invece in questo momento ci sono nella parte sommitale. Per concludere, siccome poi gli occhi ce li abbiamo tutti e in assenza, lo ripeto, di informazioni potevano anche essere veicolate delle situazioni sbagliate e siccome tutti vediamo che in questo momento su Vulcano vi è una produzione non nella norma di fumi, di gas, lo si vede sotto gli occhi di tutti, avevo la necessità di dirvi come esattamente sono le cose, rassicurandovi che appena otterrò le valutazioni della Protezione Civile, comunicherò quindi anche domani, molto probabilmente tra domani e dopodomani, appena le riceverò, comunicherò
le risultanze della commissione grandi rischi, delle valutazioni della protezione civile e le mie conseguenti attività che sono previste dalla legge quale responsabile di protezione civile. Quindi anche il fatto, oggi c'è stato a Vulcano dei tecnici comunali per delle valutazioni sulle infrastrutture di protezione civile, domani ci saranno dei tecnici per le valutazioni proprio per la viabilità, per le strutture di protezione civile, per gli approdi della città metropolitana, considerando che nel nostro piano di protezione civile la via di fuga è la provinciale e quindi è una richiesta che ho fatto io. Nessuna preoccupazione eccessiva, semmai invece la considerazione che le cose vengono affrontate, perché queste sono le procedure normali che si verificano quando c'è uno stato di attenzione, per cui quando c'è uno stato di attenzione è il momento nel quale vanno verificate tutte i presupposti per la validità del nostro piano di protezione civile. Quindi la dovete vivere come una conferma del fatto che è tutto attenzionato, che viene controllato e che vengono fatti i passaggi previsti dal nostro piano perché tutto funzioni nel migliore dei modi. Non la vivete come una dimostrazione di una condizione di pericolo diverso da quello che normalmente abbiamo o di quello che abbiamo quando c'è un momento di attenzione. Io non ho mai sminuito nulla. Lo ripeto, sono vulcani e di conseguenza sappiamo di vivere su dei vulcani e sappiamo che ci sono dei momenti in cui bisogna prestare una particolare attenzione, quindi nessuna volontà di sminuire, ma una considerazione su come sono effettivamente le cose senza neanche esasperare, perché è sbagliato sminuire, è sbagliato esasperare. Prestissimo, appena io le avrò, vi trasmetterò le notizie che anche io, come voi, attendo. Grazie a tutti.